tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi sono qui per mostrarvi come realizzare questo trucco che si ispira ovviamente a Kyle o Kylie Jenner. Io lo adoro perché è super portabile e davvero un trucco da tutti i giorni, però vi dà quella marcia in più, vi fa sentire molto più sexy, molto più curata e davvero mi piace un sacco, sebbene le labbra non siano proprio un colore per cui opto molto spesso, ma mi piace. Come sempre, se questo tutorial vi piace non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di spolliciare perché mi aiuta davvero tantissimo. E se volete seguitemi su Instagram, il mio nome adesso è cambiato ed è serena.wonders, oppure su Twitter serenawonders, e non dimenticatevi di Facebook ovviamente. Quindi basta con le chiacchiere e vi lascio il makeup tutorial. Ho già applicato la mia crema idratante, più che crema è un gel, che è questo qui della Dr. Organic, è dello Snail Gel ed è alla bava di lumache, e questo fa davvero miracoli, mi piace tantissimo e presto ci sarà la review sul mio canale. Ed ora vado avanti con il primer viso Goji Perfect della Bottega Verde, e per ora devo dire che mi piace moltissimo, ma aspetto a dire qualcosa di più, magari usarlo per qualche mese. E poi ovviamente userò anche un primer occhi che è la Kiko Eye Base. Ok, ora che sono tutta primata userò questa BB Cream di Garnier come correttore per la mia occhiaia, che non so come mai invece di essere sotto il mio occhio ultimamente mi viene di lato. Come fondotinta userò L'Oreal Paris Nude Magic o Détente, quello che uso sempre in tutti i tutorial. E ora andando avanti con il trucco occhi, vado a prendere Buck dalla Naked Palette e vado a stenderlo in tutta la piega per definirla meglio. E per stenderlo utilizzerò questo pennello, che sarebbe un pennello da contouring ad esempio per il naso, però mi serviva un blending brush bello bello grande, quindi questo direi che è perfetto. Ora invece con un marrone un pelo più scuro e un blending brush un po' più piccolo, questo della BH Cosmetics, vado nell'angolo della piega in maniera da intensificare ancora di più lo sguardo e rendere il mio occhio ancora più tondo, diciamo così, proprio come quello di Kylie Jenner. Ora invece stendo su tutta la palpebra Virgin dalla Naked Palette. Ovviamente voi non dovete usare per forza prodotti costosi o la Naked Palette, potete sempre usare un ombretto qualsiasi, tipo questi del Click System di Kiko, oppure quelli ancora vecchissima edizione in mono sempre di Kiko o della Essence, usate quello che avete, quello che vi piace. E per applicarlo userò proprio il pennello piatto che viene in dotazione con la Naked Palette. E ora per rendere questo colore ancora più intenso e brillante lo andrò ad applicare direttamente con le dita. Ok, ora torniamo ai nostri blending brush e a Buck e all'ombretto più scuro e ritorniamo a sfumare tutto quanto. Ed ora con un pennellino ancora più piccolo vado ad applicare sempre Virgin o qualsiasi ombretto molto chiaro nell'angolo interno dell'occhio, giusto per aprirlo molto di più. Ed ora prendete un qualsiasi ombretto nero o comunque marrone scuro e posizionatelo nell'angolo esterno della palpebra, e questo ci aiuterà a far sembrare i nostri occhi ancora più grandi. Ed ora, indovinate un po', blending brush. Adesso molto delicatamente andiamo a pulire l'angolo esterno della nostra palpebra. Ora, visto che tra poco passeremo le labbra, vado ad applicare il mio burro cacao. Dunque, adesso è il momento dell'eyeliner e vado a prendere un pennello piccolissimo, che è uno di quelli che di solito si usano per fare la nail art, e voi vi dovete ricordare che vi volete fermare all'incirca qui con l'eyeliner, cioè a metà della vostra palpebra. Ho
Ora arriva la parte migliore, cioè fare l'altro uguale a questo. Ok, vi chiedo scusa, è passata tipo un'ora e mezza dall'ultima clip, ma mi è venuta a trovare una zia e mia cugina, quindi scusatemi. Cosa ho fatto? Perché intanto la videocamera aveva anche smesso di registrare. Come vi ho detto, ho inspessito la linea dalla metà della mia palpebra e poi comunque ho contornato il resto della palpebra fino all'angolo interno dell'occhio con una linea finissima. Ora con un piccolo pennello a punta vado a prendere lo stesso ombretto marrone di prima e vado a sfumarlo nella parte esterna del mio occhio. E ora per aprire ancora di più lo sguardo utilizzerò questa matita sulla mia lower lash line. Adesso vado a piegare le ciglia. Probabilmente lei ovviamente ha le extension alle ciglia, visto che io non le ho, utilizzerò queste ciglia a ciuffetto singolo della Essence con la colla Frame for Frame, che è quella della Essence. Mentre aspetto che la colla per le ciglia finte si asciughi, vado a riempire le mie sopracciglia con un normalissimo ombretto marrone e poi vedo se devo correggere qualcosa nel mio fondotinta e nel caso non avessi bisogno di correzioni lo fisso con questa Primed and Poreless, che è una cipria. E se volete somigliare proprio tanto a Kylie Jenner, ricordatevi di alzare, cioè nel senso di disegnare un po' più alzato il vostro arco sopraccigliare, perché lei ce l'ha tipo così. Passiamo al bronzer e utilizzerò questo bronzer piuttosto chiaro, che è della Essence ed è buonissimo perché profuma di cocco, su un pennello come questo, e farò semplicemente un contorno in generale e lo metterò su tutto il contorno del mio viso anche per scaldare un pochino il mio colorito. E come anticipato non faccio solo il contouring, ma utilizzo questo bronzer per scaldare il colorito della mia pelle, quindi lo utilizzo su tutto il contorno del volto, solo perché lei ha comunque questa pelle bellissima, scura rispetto alla mia, quindi volevo scaldare un po' il mio colorito. Dunque, in camera sembra arancionissimo, ma vi assicuro che in realtà non lo è per niente, anzi... mi piace moltissimo. Bene, Serena, ho un nuovo bronzer preferito. E ora prendo questo pennello con la punta piatta e lo uso semplicemente per sfumare bene tutto quanto. Da quello che ho potuto notare non indossa tantissimo blush, ma indossa sempre moltissimo illuminante sulle guance. Io purtroppo non ne ho uno simile a quello che utilizza lei, proverò ad utilizzare un ombretto color vaniglia, molto molto poco ovviamente, come highlighter qua. E ricordatevi di abbondare con il mascara perché lei ha sempre delle ciglia allucinanti. Allora, adesso è il momento di passare le labbra. Io ho qua tutte le mie matite, adesso vedrò di riuscire ad avvicinarmi il più possibile al colore che ha lei. Sappiamo tutti che lei ha delle labbra bellissime e molto molto, diciamo, gonfie, pompate. Io però non andrò a ridisegnare troppo le mie fuori dal loro contorno perché mi piacciono così e l'effetto papera su di me sta proprio male. Per ridisegnarle utilizzerò una lip liner della Essence, e questa è la 6, Satin Mauve, e invece per il centro utilizzerò questa di Kiko, che è la Automatic Precision Lip Liner. Secondo colore. Ora torno al primo colore e ridisegno le labbra. Come potete vedere, già il fatto di utilizzare due colori va un pochino a creare quell'effetto 3D bombato, no? Delle labbra belle gonfie. Ed ora vado a riempirle un pochino con questo rossetto che è di Kiko ed è il numero 913. Per
rendere le labbra ancora più matte, proprio come le lei, utilizzerò il trucchetto della carta igienica e adesso vi faccio vedere come si fa. Per prima cosa dovete dividere il pezzettino di carta igienica in due e poi dovete prendere un pezzo e baciarlo con le labbra. Come potete vedere sono già molto più matte di prima. Prendete l'altro pezzo e fate la stessa cosa di prima, però questa volta con un pennello della cipria spolveratelo dal di fuori. Quindi, come avete visto, questo trucco non è affatto difficile da realizzare. Come ho detto all'inizio del video, iscrivetevi e spolliciate. E se volete la lista completa di tutti i prodotti che ho utilizzato in questo trucco, andate sul mio sito, ve lo linko qui e in descrizione, www.serenawonders.com. Sì, .com, in inglese, www.serenawonders.com. E niente, quindi questo per il video di oggi è tutto, io vi mando un bacio e alla prossima, ciao ciao!